Buonasera, prendiamo la linea dagli studi di Sky Sport per aggiornarvi sulle ultime evoluzioni delle vicende di Zaniolo. Oggi pomeriggio infatti abbiamo intervistato telefonicamente il PM Budistoff che si sta occupando delle indagini e che ci avrebbe annunciato il coinvolgimento di altre figure all'interno di questa vicenda. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Allora, procuratore Woodstock, noi la ringraziamo infinitamente per la disponibilità che ci ha accordato. Vorremmo farle alcune domande sullo scandalo di Tragnopoli, come lei ben conoscerà. Certo, prego. Allora, da quello che sta emergendo sulla stampa, cartacea e online, questo scandalo, Tragnopoli appunto, appare come un caso sempre più complicato e sempre più fitto ogni giorno che passa. Che cosa può dirci di nuovo in merito? Beh, infatti sì, un caso molto delicato che attualmente si fa sempre più interessante, poiché oltre ai presunti rapporti esistenti tra il mister Tragnoni e alcuni esponenti dell'AIA, ribaditi anche attraverso le intercettazioni telefoniche divulgate ampiamente dalla carta stampata, le indagini fino alla svolta si stanno indirizzando verso altre irregolarità. Accidenti, quindi lei ci sta rivelando che ci sono altre e nuove irregolarità. Si riferisce forse, provo ad anticipare, visto che alcune indiscrezioni sono trapelate, ad un giro di tangenti che Mr. Masci avrebbe corrisposto insieme al suo procuratore ad alcuni giornalisti, per caso? Guardi, siamo di fronte a una colossale truffa ordita dal CT Masci e dal suo procuratore con l'ausilio di alcuni giocatori e altri esponenti ben noti del giornalismo italiano, con i quali è stata organizzata una vera e propria associazione per delinquere, possiamo dire, finalizzata all'estorsione di denaro e alla diffamazione della società Dama. Ah, quindi non solo altri reati, ma anche altre persone coinvolte nello scandalo. Potrebbe dirmi, capisco la sua posizione, ma potrebbe dirmi il nome di qualche esponente di spicco cui si riferisce questa associazione a delinquere? Dunque, finché saranno in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine non posso lasciar trapelare nessun nome, chiaramente. Però posso affermare con assoluta convinzione che il caso da voi giornalisti ribattezzato Tragnopoli è molto più complesso di quello che si poteva ipotizzare in un primo momento. Ecco, la ringrazio. Però a questo punto potrebbe almeno anticiparci chi rischia che cosa, soprattutto quali possono essere i risvolti per le persone implicate in questo scandalo? Prima di affrettarci in conclusioni tutt'altro che scontate, bisognerebbe attendere l'esito delle indagini. Comunque, dal punto di vista professionale, i giornalisti rischiano la radiazione dall'ordine, i tesserati, la sospensione o addirittura l'espulsione dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, mentre il signor Cinquino potrebbe invece essere revocato l'attestato per svolgere l'attività di manager. Penalmente si contestano il reato dell'articolo 416 del codice, ovvero l'accezione per delinquere, e quelli di truffa, falso, corruzione e concussione, accuse gravi e importanti, direi. Ecco, sì, capisco. Un'ultima domanda, ma in tutto questo la società calcistica della Dama SP rischia qualcosa secondo lei? No, la società Dama è la parte lesa, era totalmente strana la macchinazione tramata dagli indagati. Inoltre l'ultimo accertamento fatto dalla Guardia di Finanza dimostra che il sodalizio è salubre nel contesto amministrativo. Dunque non c'è niente in cui rischia la società Dama. Perfetto, signor Woodstock. Noi la ringraziamo, noi della redazione di Sky Sport, e la lasciamo al suo lavoro di pubblico ministero. Grazie a voi. Per il tempo che ci ha dedicato e speriamo a questo punto di non doverla più contattare per chiederle altre notizie in merito a questo scandalo. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Ecco, lo avete sentito, il PM ha parlato chiaramente di un giro di tangenti che sarebbe in corso dall'ex CT Masci ed alcuni esponenti di spicco del mondo del giornalismo. Alcune indiscrezioni dicono che si parlerebbe di Matteo Felicissimo, da tutti conosciuto come Fontana, e un certo Giulio Marino, conosciuto nell'ambiente della bassa criminalità come Erpuzzola. Questi due sarebbero stati coinvolti nell'organizzazione di una finta conferenza stampa ordita per estorcere la buona uscita che la Dama non ha voluto corrispondere all'ex CT Masci. Stato confermato sempre dal PM e come avete potuto sentire la posizione della Dama sarebbe del tutto regolare, infatti nessuna irregolarità è da ascrivere alla società di calcio a 5 di Villa Magna.
come è stato del resto confermato ad un nostro inviato, Stefano Palamara, appostato fuori dagli uffici della società da due esponenti della Guardia di Finanza. Prego la regia di mandare il servizio. Vabbè. Ecco i finanzieri, vediamo se ci possono dire qualcosa. Scusate, potete darci qualche delucidazione in seno all'inchiesta Dama? Non so se potete farci Guardi, la qualche. situazione è delicata. Abbiamo appena acquisito ulteriore materiale sulla vicenda e abbiamo appurato che la Dama, in quanto società, ci risulta pulita. Ok, ma c'è coinvolto qualche tesserato Dama? Potete dirci qualcosa, qualche nome? Guardi, sì, abbiamo delle situazioni, diciamo, sospette da verificare su alcuni tesserati Dama. Ovviamente io non posso farle i nomi perché Non so, sotto. provo a farlo io il nome. Si parla del tesserato d'Ercole Valerio? Ci può dire qualcosa? Guardi, io a questo punto, imparando da qualcun altro che è venuto prima di me, le dico non confermo né smentisco. Va bene. Ok, grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Il nome che avete sentito, quello di Valerio Vercole, è del tesserato infatti che sarebbe stato posto in flagrante ad un controllo antidoping effettuato a sorpresa dopo l'ultima partita del torneo di calcetto estivo. Il giocatore sarebbe risultato positivo ad una sostanza dopante di ultima generazione, mai riscontrata prima in altri casi analoghi. Proprio per questo abbiamo intervistato il responsabile del laboratorio analisi di Chieti, sempre grazie al nostro Stefano Palamara, che ci ha dato qualche informazione in più sull'argomento. Prego la regia di mandare anche quest'ultimo servizio. Ricciardo, cosa ci può dire di più in seno al caso d'Ercole? Dopo le numerose analisi effettuate sul sangue del signor D'Ercole, il numero 6 della squadra, abbiamo riscontrato una dose massiva di nitrogespolone, una sostanza che è da poco scoperta. E la peculiarità di questo farmaco è che viene assunto per via rettale. È un farmaco molto efficace sui giocatori e Appunto, efficace se assunta per via sì, rettale. la sua efficacia aumenta se è assunto per via rettale. E le dosi, lei mi diceva che erano massime nel giocatore. Sì, si parte da un minimo di 5 supposte per arrivare anche a 15 nei momenti di maggiore fatica. Ho capito, grazie dottor Ricciardo. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall'ambiente vicino a quello degli inquirenti lasciano intendere come le indagini si stiano rivolgendo verso la ricerca di quello che deve essere stato il complice di Ercole. Data infatti la modalità di assunzione del farmaco, non è pensabile che sia stato da solo a compiere questo reato in ambito sportivo. Dopo quest'ultima lugubre annotazione, sperando di aver finalmente posto la parola fine sullo scandalo Tagnopoli, vi diamo la buonanotte e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro TG.